Cari amiche e cari amici, Ida Magli sicuramente non sarà ricordata tra le grandi donne del Novecento e tra le più grandi donne del nuovo millennio, nuovo perché questa registrazione che sentirete è del 2001, pensate, di 20 anni fa. Ma ancor prima del 2001, già nel 95, Ida Magli diceva queste cose. L'ingresso all'Europa sarà la fine degli italiani, sarà il disastro per i popoli europei, domineranno i banchieri, ai quali del popolo non interessa assolutamente nulla, e quindi questa unione in realtà è un atto di cinismo da parte della grande finanza e dei grandi poteri. E fino all'ultimo, gli ultimi anni, si è battuta per cercare di far comprendere queste cose. E forse è bene che la cara Ida Magli non abbia visto la dittatura europea che stiamo vivendo. Ma lei ce ne aveva messo in guardia. Ci aveva messo in guardia da tutto questo. Già 25 anni fa, anche se la registrazione, ripeto, è del 2000. E uno a Milano. E nel titolo parlo di profezie, in realtà sono analisi lucidissime che però nei fatti sono profetiche, perché tutto quello che dice Ida Magli, che oltretutto nelle ultime era stata censurata, negli ultimi anni era stata assolutamente censurata, l'avevano attaccata personalmente come al solito e andavano dei provocatori a disturbare la presentazione dei suoi libri, non a caso. E quindi un grandissimo rispetto per questa grandissima donna e ascoltiamola insieme, dedicato ad Ida Magli dal decimo toro. L'Unione Europea è una costruzione imperialistica che i vari governanti dell'Europa stessa hanno progettato con un disegno in realtà smisurato, tanto smisurato che hanno cominciato, invece che dalle fondamenta, e cioè dall'insieme delle istituzioni politiche e dei popoli, hanno cominciato dal denaro. Il denaro è concreto, la moneta è concreta e quindi è più facilmente gestibile che non i sentimenti, le aspirazioni, le lingue, le patrie, cioè tutto quello che riguarda in realtà i popoli. Questa è una premessa durissima che però io vi prego di assumere come orizzonte, altrimenti non possiamo capire quello che sta succedendo. Quando io ho cominciato a occuparmi dell'Unione Europea, la cosa che mi aveva colpito di più e che ho infatti scritto nel libro è che nessuno voleva discutere. E cioè ho provato con tutti i giornalisti, con tutta la stampa, la radio, la televisione, a dire scusate, ma perché deve calare sulla testa dei popoli senza che ci sia un minimo di dibattito? Tutti mi dicevano hai ragione, però nessuno ha voluto parlare. Quindi il libro è stato scritto per disperazione. Visto che non riesco a far parlare gli altri, siccome l'unica cosa che so fare è scrivere, scriverò un libro. Questo libro, sebbene sia in qualche modo un libro dissacrante, e quindi non è stato degnato di recensioni accademiche positive, ha venduto ugualmente, tanto che l'edizione che voi trovate adesso in libreria è l'ottava edizione di questo libro. Questo significa che l'interesse a sapere cosa c'è dietro, comunque da parte dei cittadini c'è, però la discussione non c'è stata ugualmente. E quindi noi siamo arrivati oggi alla vigilia della trasformazione della moneta euro virtuale alla moneta euro fisica, senza che ancora sia stato chiesto neanche una volta ai cittadini italiani cosa ne pensano, ma neanche al resto dei popoli. E perché non è stato chiesto? Perché, come voi sapete, le poche volte che sono stati fatti dei referendum,
nei vari paesi dell'Unione Europea, i popoli hanno detto di no. E quindi i governanti, laddove possono, laddove cioè non è previsto per legge che ci sia un referendum, il referendum non lo fanno. Anzi, si sono affrettati a decidere il passaggio all'euro, come voi sapete, nel gennaio del 99, e oggi, alla scadenza che era stata prevista, il passaggio all'euro fisico, malgrado i mercati, che è l'unica cosa a cui dovrebbero credere banchieri ed economisti che sono a capo delle istituzioni europee, malgrado, dicevo, che il mercato abbia bocciato l'Unione Europea. Perché, come voi sapete, quando un'azienda va in borsa, si dice che il mercato ci crede o non ci crede in base al valore del titolo. Visto che nel giro di un anno e mezzo la moneta euro ha perso circa il 30% del suo valore, noi diremmo che è una catastrofe in borsa. Quindi perché non ci hanno creduto? Non ci hanno creduto perché non è, può essere forte la moneta di uno Stato che non esiste. La moneta è un segnale concreto di uno Stato. Nessuno pensa che il dollaro sia forte perché è forte, si chiama dollaro. Il dollaro è forte perché tutti sanno che dietro c'è l'America. Tant'è vero che malgrado l'economia americana sia oggi in difficoltà, eccetera, il dollaro continua a essere forte. Perché? Perché tutti credono nell'America, nessuno crede nell'euro. Perché ha perso il 30%? Perché tutti i capitali che prima in parte investivano, per esempio, nel marco, perché credevano nella Germania, ma la Germania autonoma e il marco era forte. Appena la Germania si è sprofondata nell'oceano indistinto dell'Unione Europea, nessuno ha più investito in Germania e quindi tutti i soldi che magari prima venivano investiti nel marco, adesso vengono investiti in dollari. Questa premessa io la faccio per voi, per farmi capire, ma in realtà, e siccome non sono un'astrologa, mi dovete credere, sono solo un operatore sociale, io moltissimi anni fa, prima ancora che si pensasse all'euro, avevo detto la moneta sarà debole, ma per questi motivi logicissimi. Non può esistere una moneta forte di uno Stato che non esiste. Allora adesso cosa dicono quelli che insistono sull'euro? Quando avremo fatto l'euro fisico diventerà forte, perché finora è una moneta virtuale. Il problema naturalmente non è quello, è lo Stato che è virtuale e quindi la moneta sarà ancora più debole. Vedrete voi il tracollo appena si passerà all'euro fisico. Ci sarà un tracollo dell'inflazione sicuramente, tutti lo sanno e lo dicono, ma soprattutto della moneta in sé. Allora, ulteriore proposta di questi signori che hanno costruito l'Unione Europea. Facciamo le istituzioni politiche al più presto, andiamo avanti perché così la moneta diventerà forte. Allora io vi chiedo come si può fidarsi di architetti che hanno cominciato a fare il tetto e non hanno fatto le fondamenta e adesso dicono prima costruisco l'attico, poi costruisco il quarto piano, poi costruirò il terzo. Ma chi ci può credere? Scusate, ci trattano veramente da imbecilli, e non esagero, ci trattano da imbecilli. Fatta questa premessa, io vi dico perché l'Unione Europea necessariamente è fuori dal principio di realtà. È fuori dal principio di realtà, intanto per un motivo evidente: non può esistere il popolo cosiddetto degli europei se parliamo, come parliamo oggi, 15 lingue diverse. Perché uno non può pensare che la lingua non sia il frutto dell'esistenza di un popolo. La lingua non la si decide a tavolino. Come voi sapete, noi siamo italiani, sappiamo bene che la lingua italiana, quando si chiamava il volgare, ha cominciato col 1000. E cioè c'è stato tutto un itinerario per la formazione del popolo italiano. Come si può pensare che esistano gli europei se non c'è la lingua? Allora, solita risposta, perché poi noi abbiamo a che fare con gente brutale, con gente ignorante, perché chi si occupa solo di banca non è persona umanisticamente colta, questo per natura, no? Per estrazione. Ma
parleremo l'inglese. Io non esagererei, perché voglio dire dopo il dibattito. Cominciamo così. La interrompevano, poverina. Io dico quello che penso, dopo voi direte quello che pensate. Siccome la situazione è di grande stretta, perché io ho cominciato 5 anni fa, ma ormai mancano pochi mesi, il giorno in cui saremo passati all'euro fisico non si tornerà più indietro, perché l'Unione Europea è stata fatta con quel meccanismo lì, è la moneta che sostituisce la lingua, è la moneta che sostituisce le istituzioni, è la moneta che sostituisce la libertà, quindi il giorno che ci sarà la moneta non potremo più tornare indietro. Quindi io vi chiedo scusa se sono anche troppo forte, ma io sono, siccome non so lanciare né bombe né pietre, è l'unica pietra che possiedo, la parola, ma avete dato la possibilità, io la adopero, dopodiché mi potete anche ammazzare, perché io sono disponibile a questo. Allora dicevo, come può esistere un popolo che parla 15 lingue oppure che ne parla una che non è la sua? Pensate voi, la Gran Bretagna non entrerà mai, Non per quello Blair è tutto felice dicendo entrerò, perché tanto lui sa che i sudditi devono fare il referendum e che voteranno no, e quindi lui gioca sul facile, no? Può dire quanto voglio bene all'Unione Europea, sapendo che poi i suoi cari cittadini voteranno contro. Quindi non fatevi illusioni su questo, noi parleremo una lingua di cui l'unico popolo che possiede la lingua non farà parte, e cioè la Gran Bretagna rimarrà fuori. Allora, può essere mai la lingua acquisita la lingua di un popolo? Voi sapete che non è così. Voi sapete che non è così. E quindi sarà una lingua improduttiva dal punto di vista di quello di cui i popoli europei sì sono stati esclusivamente ricchi, e cioè la produzione artistica, la produzione letteraria, la produzione musicale, cioè la produzione che viene dallo spirito, e senza la lingua questa produzione non è possibile. A voi pensate davvero che un grande artista potrà esprimersi in una lingua che è una lingua codificata ufficiale? Non potrà mai, non verrà mai fuori un capolavoro con una lingua acquisita in questo modo, una lingua teorica, no? Voi sapete che è successo per il latino, una volta che il latino non è stata più la lingua dei popoli, la parlavano i teologi, la parlavano i notai, ma sicuramente non sono venute più fuori opere d'arte in latino. Questo è ovvio, questo non sono io che me lo invento, è così. E quindi io vi domando, una volta distrutto il tessuto culturale, spirituale, umanistico, religioso di questi popoli, ma cosa volete che produca l'Europa? L'Europa non produrrà più niente. Noi non siamo mai stati bravi a produrre poi esclusivamente sul mercato. Quando mai? Gli italiani? Gli italiani erano bravi sui mercati al momento delle repubbliche, per esempio veneziana, genovese, eccetera, perché c'era una forte comunità. L'espressione del mercato era l'espressione di quella comunità. Non era distaccata dalla comunità. Non era distaccata dalla comunità, perché anche il mercato, anche la moneta ha un'anima se fa parte del frutto di un popolo che ci crede. E che qui è tutto senza anima, tutto è senza anima. E quindi noi non produrremo più niente neanche in quello in cui siamo o saremmo ancora bravi. Allora che cosa succederà dell'Unione Europea? Io faccio facilmente questa previsione, ed è una previsione da operatore sociale, da antropologo, da uno che ha studiato per professione i popoli. L'Unione Europea sarà la fine dell'Europa come ricchezza del mondo, perché l'Europa, per quello tutti la vogliono, no? È stata la ricchezza del mondo, come pensiero, come produzione d'arte, come produzione politica, di tutto. Il giorno in cui l'Europa sarà affossata, diventerà lo Stato cuscinetto, se volete, o il territorio di battaglia fra l'America e gli altri popoli che sono invece in crescita, e cioè sarà il terreno di scontro della Cina, dei popoli islamici, se volete perfino in futuro dell'India, ma gli europei e l'Europa saranno soltanto il terreno di questo scontro. Noi come popoli, ve lo dico con assoluta certezza, noi spariremo.
E voi mi direte, ma allora perché vogliono tutto questo? Come sempre, imperatori, generali, costruttori di imperi, non hanno mai pensato che i propri sudditi però dovevano andare in battaglia e morire. Loro hanno messo nel conto che ci saranno centinaia di migliaia di morti, voglio dire spiritualmente, se non nel sangue, poi andrà a finire pure col sangue, ma comunque per ora no. Perché è così? Quando mai? Che Napoleone si è mai fermato? Non si è mai fermato, pur sapendo che morivano i suoi carissimi francesi. Giulio Cesare si è mai fermato? Non si è mai fermato. Hitler si è mai fermato? Non si è mai fermato. Cioè, voi dovete pensare che la costruzione dell'impero europeo è fatta con la moneta invece che con i carri armati. È tutto qua. Però non pensiate che si fermino di fronte alla perdita o alle perdite dei cittadini, perché quelli sono messi nel conto. Quelli sono messi nel conto, come tutte le battaglie qualcuno deve perdere e sono i sudditi a dover perdere. E ora? Ecco. Vi ringrazio, ho detto tutto. Prima di parlare di Unione Europea, affrontiamo l'Europa. Lei afferma che, ed ha certamente ragione, l'Europa è il prodotto di una cultura millenaria, la filosofia greca, la tradizione giudaico-cristiana, l'eredità latina. Essa ha in prospettiva la preoccupazione di scomparire anche attraverso approcci culturali diversi da essa, tra i quali lei cita nel libro anche l'islamismo come principale protagonista negativo nei confronti della cultura europea. Ora mi chiedo chi potrebbero essere, secondo la sua tesi, gli alleati all'interno dell'Europa, quali potrebbero essere gli europei alleati all'islamismo capaci di favorire il processo di cui lei parla? E dice dei governanti? Sì, perché evidentemente se l'islamismo si propone, e quindi l'integrazione forzata politicamente come un elemento di svuotamento della nostra identità, ciò non potrà venire soltanto attraverso la religione islamica, ma avrà bisogno del concorso interno dell'Europa, e mi chiedo se lei ha nomi e cognomi da fare in questa sede. Nomi e cognomi, diciamo, di persone, forse no, anche se qualcuno lo potrei fare. Sicuramente, diciamo che l'istituzione che maggiormente dovrebbe essere preoccupata di quanto stiamo dicendo, e cioè il Vaticano, la Chiesa Cattolica, fino ad oggi non si è resa conto di quello che stava succedendo, per un motivo, chiedo scusa, io ho un grandissimo rispetto per tutte le religioni, ma in particolare per il cristianesimo, perché sono convinta che Gesù di Nazareth, che cosa comunque sia successo dopo attraverso i suoi apostoli e discepoli, lui è effettivamente l'uomo più libero che io abbia mai incontrato nella storia, ho studiato tutta la vita e quindi a lui voglio veramente bene e so che il suo amore per la libertà, non per niente dopo 3 anni l'avevano ammazzato, dico, questo ci deve dire qualche cosa sul suo amore per la libertà. Quindi io rispetto moltissimo il cristianesimo e ho tentato in tutti i modi di mettere in guardia la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica non si muove per ragioni contingenti, io credo, sono delle ipotesi, per ragioni contingenti dovute a 2 motivi principali. Il primo, essersi convinta che in Europa non ha più un consistente seguito se non formale, ma non concreto, reale, nei costumi, no? E quindi c'è il suo, ormai la sua convinzione che in Europa, perfino in Italia, diciamo, si può fare omaggio al Papa come divo, però non si va dietro a quello che è né la liturgia, né l'impegno, né l'impegno dell'etica, eccetera. Quindi ha dato per perduto come territorio di carattere pastorale il territorio europeo e quindi spera che questo significhi il recupero invece nel secondo e terzo mondo. Seconda cosa, questa è un po' più difficile forse da prospettarvi in poche parole, però ci provo. Le religioni monoteistiche si sentono tutte a rischio per l'occidentalismo,
si sentono tutte a rischio. Noi vediamo la forza dell'islamismo, ma la forza dell'islamismo è una forza di carattere politico-territoriale, eh? Non credete che sia soltanto una forza di carattere religioso, è che nell'islamismo c'è questa coincidenza fra istituzioni politiche, codici civili e carattere religioso. Però le tre religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo e islamismo, e questa è stata anche opera di Wojtyla, hanno tentato di mettersi insieme per reggere all'urto del laicismo, dell'ateismo che vedono propalarsi in Occidente. E quindi hanno detto mettiamoci insieme perché forse così saremo più forti. Operazione perdente sia per l'ebraismo sia per il cristianesimo. Perché? Prima di tutto perché il cristianesimo è totalmente diverso dall'ebraismo e dall'islamismo. Seconda cosa, perché per gli ebrei l'Unione Europea è un gravissimo rischio, e quindi non ci hanno pensato bene. Io avevo parlato con la Tullia Zevi, con persone che allora, parlo di alcuni anni fa, erano a capo della comunità ebraica. Perché? Perché il rischio dei conflitti interni, quando non c'è la possibilità di rivolgersi all'esterno, diventa sempre un rischio anche per gli ebrei, e questo la storia ce l'ha insegnato. Comunque, dicevo questo, da una parte c'è questo errore da parte della Chiesa, un errore perché? Perché senza l'Occidente anche il Vaticano non conterà niente. È una loro illusione. L'Occidente è forte quando va, sia pure in missione, eccetera, perché porta l'immagine dell'Occidente. Se no come farebbe? Non starebbero a sentire. Porta la forza dell'Occidente, la ricchezza dell'Occidente, il sapere dell'Occidente, cioè tutto quello che nell'immagine dei popoli del terzo mondo è positivo. Naturalmente, fino a quando non fanno poi i conti con alcune cose. Quindi è perdente per la Chiesa non venire dalla parte dell'Occidente. Però c'è stato un errore di prospettiva di cui adesso non so se saranno capaci di riprendersi. Quindi mi chiedeva chi sono. Sono gli stessi che non hanno capito fino a che punto è fallimentare questo progetto. Ecco, io invece vorrei capire se davvero coloro che non hanno capito non hanno capito. Il gioco di parole si può anche pronunciare con un scioglilingua. Sopra la banca l'euro campa, dentro la banca l'euro crepa. In altre parole, qual è il rapporto tra Banca Centrale Europea e politica? Io non credo, questa è la mia opinione, che il processo di integrazione economica e monetaria sia esclusivamente economico-monetario. Credo, al contrario, che questo processo corrisponda a una visione politica alla quale l'economia si adegua, con i risultati economici che osserviamo e che lei correttamente ha ricordato. In altre parole, non crede che anche questo allargamento dell'Europa, e lei lo cita, e lo cita anche in modo preveggente, verso sud e verso est, annunci un altro progetto politico per l'Europa? Certamente un'Europa che a questo punto ha tre livelli di potere. Le chiedo quali sono questi livelli, se ci sono, e in quale ruolo l'Italia occupa in questi. Sì, io avevo appunto, come lei ha ricordato, avevo previsto, mi stupisco io stessa, se non fossero le chiavi dell'antropologia a darmi coraggio, avrei paura di me stessa per aver previsto 6 anni fa tante cose che non si potevano neanche immaginare. Quindi che ci fosse un sud orientalismo dell'Unione Europea era per me evidente. Che la Banca Centrale, come lei dice, eccetera, abbia anche una motivazione, una forza politica, ma questo per me è ovvio, perché, come ripeto, la moneta è il nuovo strumento per allargare il proprio impero, non potendolo più fare con i carri armati. Dirò di più, io ho spesso detto a tutti quelli che dicono che il comunismo ormai è fallito, che non è vero, il comunismo ha vinto, perché avendosi, diciamo, essendo sparita l'etichetta di uno Stato come era la Russia sovietica, dichiaratamente comunista, l'ideale comunista, e cioè le idee teoriche di Marx, ormai sono patrimonio di tutti, nessuno le combatte più. Allora, il primato dell'economia l'aveva teorizzato Marx? E aveva ragione.
Basta prendere in mano le strutture economiche e ha il potere. Come mai adesso a capo di tutte le istituzioni politiche o economiche, ma non soltanto economiche, ci sono banchieri e ci sono economisti? Basta dire, guardate un po' gli italiani, guardate un po' tutte le cariche più importanti e chi trovate? Abbiamo come Presidente della Repubblica uno che è stato governatore della Banca d'Italia per 40 anni. Abbiamo a capo dell'Unione Europea un economista, ma così pure per gli altri governi è così. In Europa è praticamente così, e cioè hanno capito quello che Marx aveva teorizzato, ed era vero. Solo che Marx pensava che avrebbero preso il potere le classi operaie, togliendo il potere economico ai governanti. Invece i governanti, come al solito, sono molto più bravi dei popoli, e quindi hanno capito che col potere economico potevano coprire tutte le cariche politiche. Il sud-est, certo che uno lo conquista con la moneta, è certo che uno lo conquista con la moneta, perché per ora sarebbe difficile andargli a dire dipenderete dalle istituzioni politiche, mentre invece l'idea di essere governati da una banca non ferisce i sentimenti patriottici, no? Siamo noi che siamo purtroppo più allenati a capire le sottigliezze della politica, che possiamo anche intuire questo, ma per questi popoli in questo momento significa far parte della ricchezza dell'Europa. L'economia di mercato aperta è ispirata alla competizione, non ha però impedito agli Stati Uniti d'America di costruire una comunità. Anzi, nel 1787, quando gli Stati Uniti d'America diventano tali, mercato, libertà e Stato di diritto coincidono virtuosamente. Sotto questo profilo, qual è oggi la differenza tra Unione Europea e Stati Uniti d'America? Lei dedica un capitolo a questo argomento, sviscerando anche un luogo comune che spesso l'Europa ha nei confronti dell'America. Gli americani sono sporchi, brutti e cattivi, lei sostiene. Cioè, dal punto di vista dell'Unione Europea, no? Perché l'Unione Europea un po', diciamo, piace, perché appare una forma di contenimento del potere dell'America, no? Adesso specialmente è caduto il muro, qualcuno dovrà pure mettersi davanti a mettergli degli argini, no? E poi una forma di antiamericanismo in Europa è stata coltivata sempre, perché? Perché comunque ci hanno salvato loro, e quindi nessuno è più odiato, o perlomeno nessuno è più ambivalente negli affetti, che non è un salvatore. Gli americani dove arrivano? Arrivano con l'etichetta del salvatore e si prendono tanti di quegli odi più o meno espressi. E quindi in questo senso c'è una forma di anti-americanismo. Però fare un minimo di analogia fra l'Europa e gli Stati Uniti è la cosa storicamente più sbagliata che uno possa fare. Tanto per incominciare, l'America non ha i millenni di storia che abbiamo noi alle spalle. Cioè è una società giovanissima, giovanissima. Seconda cosa, è nata con una lingua unificata, l'inglese, e quindi è inutile dire anche lì ci sono molte etnicità, molti, perché sono tutte persone che sono arrivate insieme a conquistare quel territorio. Cioè l'America è loro, se la sono conquistata, e quindi non hanno questo senso invece di essere dominati, come ce l'abbiamo noi che abbiamo fatto tanta fatica a liberarci. Pensateci bene, ma gli italiani, adesso che potevano finalmente godere un minimo di tranquillità, la propria libertà, le proprie istituzioni politiche, il proprio benessere economico, potevano ricominciare veramente a produrre qualcosa sul piano dello spirito, dell'arte, eccetera, adesso siamo tutti già invischiati, non parliamo altro che di moneta e di Unione Europea, e che cosa succederà? Pensate, non ci hanno dato un minimo di respiro. Quindi fare l'analogia con gli Stati Uniti non ha senso, gli Stati Uniti sono totalmente diversi. Vi dirò di più, e meno male che noi siamo diversi,
perché loro hanno uno spirito empirico che in parte gli viene dagli inglesi, perché poi il nucleo forte era quello inglese, quindi è proprio, diciamo, il lock della situazione che si è in qualche modo trasferito. Ma poi gli americani, abbiate pazienza, ma producono solo sul piano della tecnologia. Quando hanno bisogno di invenzione c'è sempre qualcuno di origine tedesca o di origine italiana o di origine francese che gli porta le idee. Provate a guardare i cognomi, provate a guardare i cognomi. Loro lo sanno utilizzare bene, questo è vero. Però vi posso assicurare, anche l'antropologia culturale, che è una disciplina creata da loro, ma leggete un po' i nomi di tutti i maggiori antropologi. Boas era di origine tedesca, Kreber era di origine tedesca, e se non fosse che con la Seconda Guerra Mondiale molti sono scappati, no, anche l'America avrebbe molto minor pensiero di quanto non c'è adesso. Quindi noi perdiamo il meglio, e loro invece sono quelli che producono dal punto di vista tecnologico. Vi posso aggiungere una cosa, anche se la domanda non è stata fatta? Si sta preparando l'esercito europeo. Basta dire che dopo che ci avevano detto che noi saremmo vissuti sempre in pace, nessuno apre bocca di fronte al fatto che invece si spendono non si sa quanti soldi, perché poi il bilancio dell'Unione Europea nessuno ce lo dice, no? Per farci l'esercito europeo. Allora io vi domando, questo esercito contro chi deve combattere? Contro noi, forse, perché si aspettano che domani ci sarà qualche ribellione, o piuttosto per andare all'estero? Avendo cambiato terminologia, basta dire che uno fa la missione di pace invece che andare in guerra, e però un pochino di aggressività all'estero ci andrà. Ma il gap tecnologico fra le armi dell'esercito europeo in costruzione adesso e quello americano è incolmabile. Cioè, per questo adesso diciamo che Berlusconi si è dato da fare per mettere insieme capre e cavoli, cioè la NATO e l'esercito di difesa europeo, perché senza la NATO comunque l'Europa da sola non ce la fa. E perché non ce la fa? Naturalmente perché ci vogliono soldi infiniti per farsi veramente una difesa o un attacco. Oggi è costosissimo, no? Fare la guerra, perché lo si fa con le macchine, molto più costoso che mandando i corpi, no? Ma anche perché, e lì naturalmente ritorna lo spirito dei popoli, gli americani sono estremamente concreti, empirici, e quindi non hanno quel po' di narcisismo individualista, no? Estetico, se volete, che c'è perfino negli eserciti europei. Quindi nel pensare alle strategie militari, alle armi, gli europei pensano ad armi più personalizzate. L'idea che l'uomo non conti per nulla, che debba solo spingere il bottone a comando e arrivederci, è faticoso da capire per gli, è faticoso da accettare per gli europei. Per cui vi assicuro che anche per questo la NATO affianca l'esercito europeo, perché l'esercito europeo da solo non ce la farebbe. E comunque vi domando, ma perché ci dobbiamo preoccupare dell'esercito europeo quando avevamo deciso di non fare più la guerra? Io vi domando come mai un governo italiano si è fatto, ha stracciato la Costituzione e ha fatto la guerra nel Kosovo? C'è un concetto che permea larga parte delle pagine del suo libro, l'integrazione sociale per arrivare ad un obiettivo ideologico, la fabbrica dell'uguaglianza e l'annichilimento della libertà. Ora, questo processo ha spesso adottato come strumento la burocrazia. Fu troppo facile sollevare il sorriso del pubblico ricordando anche l'obiettivo dell'Unione Europea di arrivare ad una omogeneità della larghezza dei sedili dei tram e di autobus con gli inglesi, che si sono opposti perché ritengono che gli inglesi hanno dei glutei mediamente più piccoli di altri paesi europei. Notizia peraltro assolutamente interessante sotto il profilo estetico, meno sotto il profilo politico. Tuttavia la domanda poi però è seria, cioè allora all'antropologa di Damagli chiedo quali sono oggi gli strumenti istituzionali e democratici per i quali poi i popoli possono partecipare ad non l'annullamento di questo processo, ma la sua trasformazione a un suo cambiamento.
Abbiamo visto l'Irlanda del Nord, abbiamo visto la Norvegia, abbiamo visto la Danimarca. Ecco, all'interno di questa cornice, qual è il quadro istituzionale politico italiano e quali sono le possibilità per gli elettori italiani di incidere su questa realtà? È sufficiente il Parlamento europeo, ad esempio? No, il Parlamento europeo è una caricatura di Parlamento perché non ha capacità legislativa. Naturalmente, perché in fondo un antropologo è stato più adatto di altri studiosi come gli storici, i filosofi, eccetera, a capire che c'era un inganno? È perché l'antropologo è abituato a decodificare i significati impliciti, non, diciamo, a decodificare le cose dichiaratamente contraddittorie. Allora, io mi sono domandata, ma perché l'Unione Europea è stata costruita con dei termini che ingannano i popoli? Perché chi poteva mai immaginare che un Parlamento non avesse capacità legislativa? Allora perché l'avete chiamato Parlamento? Abbiate pazienza. Non è un Parlamento, perché tutti noi siamo abituati che è il Parlamento che fa le leggi. Allora chi è che lo sa che invece in Europa il Parlamento non fa le leggi? Questo è il punto. Allora l'avete chiamato così per ingannarci. Poi invece il governo esecutivo, legislativo ed esecutivo, no? Ha questi strani nomi che sembrano non offendere nessuno. Una commissione, da noi si sa che le commissioni non contano niente, cioè quando non vuoi decidere qualcosa la chiami commissione, no? E invece no, il governo d'Europa si chiama commissione. Abbiate pazienza, insomma, no? Tutto questo mette in sospetto oppure no? Il povero popolo che ne sa di come è costruito? Vi assicuro che orientarsi in questo labirinto che è le istituzioni europee è difficilissimo. Io so di imprese, forse lei lo saprà meglio di me, che hanno aperto degli uffici a Bruxelles per seguire i propri interessi, per capire un po' meglio quello che succede. Sul piano del commercio sto parlando, figuratevi sul piano politico. E chi ne sa niente? Chi ne sa niente? E quindi questo è sicuramente una causa di sospetto. Quali armi abbiamo? Nessuna. Per questo io parlo con tanta violenza esplicita. Noi non abbiamo strumenti istituzionali democratici per opporci. Voi pensate che il giorno prima della caduta del governo di sinistra, del governo Amato, hanno legiferato anche lì con l'inganno, all'ultimo momento, dicendo facciamo la legge per il federalismo, ma nella legge per il federalismo c'è una cosa di cui non ha parlato nessuno, non ha discusso nessuno tranne questa povera pazza, e cioè che avevano legiferato la subordinazione di tutte le decisioni delle istituzioni politiche italiane alle istituzioni comunitarie. Cioè, non c'è stato detto. Tant'è vero che io adesso spero che qualcuno se ne renda conto che la cosa importante che è passata non è il federalismo, perché il federalismo ce lo possiamo sempre fare. C'è la Lega, c'è Bossi che ci penserà. Ma il fatto che poi anche il federalismo è svuotato di forza, perché le regioni che adesso dicono ah noi vogliamo contare, che conti se sai che tutto quello che decidi può essere negato dalle istituzioni europee, dato che c'è nella nostra Costituzione adesso che deve essere subordinato al diritto comunitario? E quindi ti hanno regalato il federalismo perché ormai non conta più niente. Quindi dici quali armi abbiamo? Parlare contro, noi sappiamo che abbiamo dei traditori in casa, i giornalisti sono i giornalisti, cioè qui non c'è opposizione che tenga. Oppure lo sciopero, quello ce l'abbiamo? Io dico di sì, noi dobbiamo andare in piazza a scioperare contro l'euro, metterci insieme ai sindacati, dicendo cari sindacati, se qualcuno vi avesse tolto dalla busta paga il 30% dei tuoi redditi avresti scioperato, avresti protestato? Bene, visto che la nostra moneta ha perso in un anno e mezzo il 30% del suo valore, noi scioperiamo perché abbiamo perso reddito, perché ci hanno tolto i soldi dalle tasche. Io non vedo un'altra possibilità.
se volete vado in piazza a farmi ammazzare, ma non vedo un'altra possibilità. La terza possibilità la escluderei. No, escluderei, insomma, la sconsiglierei, poi il corpo è suo e io poi sono libertario, per cui... E, ultime due domande. La prima, sempre rispetto agli strumenti istituzionali, però in autunno è stata deliberata una carta dei diritti fondamentali che dovrebbe diventare esecutiva nel 2004. So delle sue perplessità, però è anche giusto col pubblico parlarne. Cosa ne pensa? Quello potrebbe essere un quadro prepolitico capace di tutelare i diritti inviolabili degli individui? Qui bisogna fare, diciamo, una riflessione ulteriore sugli inganni, perché quando qualcuno ti vuole ingannare, giustamente sei in sospetto su tutto, no? Quindi siccome l'Unione Europea è stata fatta ingannando i popoli, e quindi il sospetto ci deve essere. Allora, la Carta Costituzionale viene fatta prima di tutto per codificare che esistono gli europei, cioè toglie contenuto alle costituzioni nazionali per dire c'è, adesso c'è la Costituzione uguale per tutti, concetto di uguaglianza uguale per tutti. E quindi di per sé non è lo strumento adatto, perché significa che io ho già accettato che non esiste la Costituzione italiana, ma che esiste una Costituzione uguale per tutti. Seconda cosa, le Costituzioni in Europa sono nate dietro richiesta dei popoli, dietro richiesta anche forte, ribellione dei popoli, come concessione da parte dei governi, monarchi, eccetera, di alcune libertà, di alcuni diritti ai popoli. Quindi nascevano per limitare il potere. Ecco. Mentre la Carta Costituzionale, questa dei diritti, nasce per una nuova forma di tranello, a me non mi vengono le parole perché mi fanno orrore questi traditori del popolo, no? Per dire che tutti i diritti di cui tu godi, compreso quello di nascere, dipende dal potere, non ce l'hai perché sei uomo e come tale ce l'hai, ma siccome io te lo codifico, in quel momento tu hai diritto. E questo veramente non era mai successo, è una cosa che fa veramente paura, no? Quante volte avremo un po' riso noi con la vecchia saggezza degli europei, chiamiamoli adesso finalmente così, no? Del fatto che la Costituzione americana ti garantisce la felicità. E beh, qui non ci garantiscono la felicità, qui ci garantiscono che avremo diritto a nascere. Ebbene, sentite, se veramente tutto dipende dai governanti, io ripeto, sono disposta ad andare in piazza. Le rivolgo un'ultima domanda e le chiedo se lei ha magari in mente di scrivere un prossimo saggio intitolato Contro l'Italia, ma preciso perché. Perché la citazione frettolosa e al tempo stesso entusiastica con la quale l'Italia ha partecipato fin dall'inizio, quel 3 maggio del 1998, lascia il sospetto che gli italiani non vogliono fare i conti con la propria identità, o comunque ci sia rispetto a questo tema in Italia, oltre che un vasto orizzonte equivoco, soprattutto la volontà di negarla, questa identità. Ora, vorrei capire dunque, nel momento in cui lei parla contro l'Europa, se è in grado anche di formulare una riflessione in casa nostra. Io lo faccio, grazie della domanda che non mi aspettavo, perché mi permette di dire una cosa che forse non avrei detto senza questa domanda. Detto così sembra che ci siamo messi d'accordo, perché sono sempre... Non avrei detto proprio perché non faceva parte dell'orizzonte del libro Contro l'Europa. E poi siccome ero venuta pronta a buttarmi all'assalto, no? Questa, è perché non ho più tempo, abbiate pazienza, sono come un condannato a morte che sa quanti giorni c'ha ancora per propagandare le proprie idee, no? E quindi io credo che noi dobbiamo fare, noi gli italiani, sempre una differenza fra gli italiani e i governanti italiani, ma in tutta la nostra storia. Perché noi siamo stati sempre governati da traditori,
che una volta si mettevano con i francesi, una volta si mettevano con gli spagnoli, una volta si mettevano col Papa, una volta si mettevano con gli austriaci. E ancora una volta questi si sono messi con l'Unione Europea. Questo sarà troppo semplice, ma è così, abbiamo tutta una storia alle spalle che dice questo. Perché? Perché gli italiani governanti non hanno mai avuto fiducia del popolo, non solo, ma siccome hanno una tendenza, diciamo, a svalutarsi. Faccio un esempio evidente. Tutti i giorni mi sento dire che, per carità, dobbiamo fare bella figura all'estero. E cioè, non è che ci siamo scelto un capo del governo perché ha del virtù per gli italiani. No, soprattutto che non faccia cattiva figura all'estero. E questo è un complesso di inferiorità che ci trasciniamo dietro da secoli. No, noi siamo gli italiani, no? Siamo quelli che hanno fatto le cose più importanti al mondo, che hanno dato grandissime cose al mondo. Però i governanti hanno il complesso di inferiorità. E allora, lo sapete, quando mi si dice senza i parametri di Maastricht il bilancio italiano sarebbe rimasto sempre fuori controllo, eccetera, eccetera, che cosa si dice? Che in realtà i governanti italiani pensavano di non essere in grado loro. Non sono in grado. Se come ci hanno imposto i parametri di Maastricht ci avrebbero. Come ci hanno imposto i parametri di Maastricht avrebbero potuto imporci le strette di bilancio per il nostro, se è per il nostro utile. Perciò dico che non si fidano del popolo italiano. Però vedete, c'è un circolo vizioso. I governanti non si fidano del popolo e naturalmente il popolo non si fida dei governanti. E quindi questa è la nostra vera tragedia storica. Però basta, adesso basta. Bene. Cari amiche e cari amici, che grandissima donna e che capacità di previsione. Ci aveva avvertito. Io ho letto tutti i suoi libri sin dall'inizio e quindi ho vissuto un po' questo dramma. E per questo anche quando tutta questa messa in scena di Grillo e continuava a dire non li votate, non li votate, e mi riempirono di insulti, ma non importa, stando su YouTube sono un po' abituato. E lasciate un piccolo contributo al canale. E continuate a seguire il Decimo d'Oro. Se non siete iscritti, iscrivetevi al Decimo d'Oro Interviste. Un pollice su per il mio lavoro e sempre, ma dico sempre, incollati al Decimo d'Oro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.